Questi cartoni animati è stato realizzato da Explosito Piattone Italiano da Project VR. Pony. Sai che non dovresti giocare con i fiammiferi, Pony? Chi siamo noi se non schiavi della fiamme? SpongeBob! Vado a pestare di nuovo Squiddy! Vuoi venire? Oggi mi sento un po' strano, non so cosa mi succede. Ok, forse un'altra volta. Allora ci vediamo domani, Pony. Nessun altro demone può essere pargo... Perché mai nessuno di voi sta aiutando Golotè? Cosa vuol dire? Certo che stiamo aiutando! Sono sul formaggio di questi cretini incompetenti! Ho qualcosa per ravvivare il posto! Oh, non fate caso a me, sono solo di passaggio. Non dirai a nessuno che mi hai visto, vero? Passami i cereali di Aglio, Daddy. Sai che mi appartiene. Oh certo, non c'è niente di meglio che mangiare una delle salsicciole di cereali Aglio con la mia meravigliosa famiglia. Non c'è qualcun altro che è salito dei sedili? No. Ehi, non lo vediamo da 6 settimane. Sai qualcosa, Gumbo? Non sono avviato dalla scomparsa di Darwin. Ma ogni prima del Squid si chiede a prendere a porre nella dimensione scura perché ha mangiato i tuoi cereali! No, non sono avviato alla scomparsa di Darwin! Mi stanno addosso, ma questo non significa che tu sia al sicuro, mio amico pesce. Gumball, sappiamo cosa hai fatto. Possiamo parlarne Non sono affiliato alla scomparsa di Darwin! Allora, ci sono altre domande? Sì, padre. Ho sofferto delle mie calvizie, abbastanza e lungo. Bene, classe. Oggi impareremo le equazioni simultanee. Sì, certo. Boldi, Boldi. Per te sono Boldi, il professor Boldi, piantagrane. Boldi, 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 Boldi. Aspetta solo che mi vedano domani. La mia bellezza sarà ineguagliabile. Ah! Ecco, Lerb, so cosa faremo oggi. Mi hai convinto con... Ecco, Lerb, so cosa faremo oggi. Allora non abbiamo un momento da perdere, andiamo... Ehi, dov'è Perry?
prendiamo il nostro costo tre volte alto per un giro di prova. Che bella che andate per volare la mia nuova isola rivoluzionaria! Il distruttito di Roma considerato di 11 km in adore! Non sei più il benvenuto qui, Robby Scascolle. Mi chiedo dove sia andata la mia famiglia. Oh Flanders, hai visto la mia famiglia? Se ne sono andati, Homer. Ti hanno abbandonato. In parole provere, non potevi più provvedere a loro. No, no! Mi rifiuto di crederci! Se sto mentendo, allora perché sto piangendo? Brian? Sì, Peter? Fuori il tempo è bellissimo, perché non vai a fare una passeggiata? Sì, Peter? È una buona idea. Spero di non essere demolito da un pericoloso veicolo in corsa. Peter, hai dimenticato di dare a mangiare il bambino! E questo mi ricordo le voci in cui... Troppo a lungo a volte anche fare con la tua vita in merito. Che se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, ha ridicato la fede, ed è peggiore dell'incredulo. Schermi grassi. Schermi grassi. La vita è triste. Oggi devi spendere schermi grassi! Gli schermi grassi si sentono tutti molto male e non hanno quasi dormito. Mi sento male. Anch'io. Anche a me. Il nonno ha avvelenato la crema grassi. Qualcun altro sente questo strano rumore? È il colpevole che ha messo in pericolo il nostro nutrimento. Ora sentirai un mondo di dispiacere. Senti, sentitemi torna a porta della Royal Steel Pigeon. Nessuno si aspetta ancora che io sia l'impostore, ma sono stanco di questa routine, amico. Non so nemmeno più perché lo sto facendo. Ogni giorno questo vuole che non so spiegare mia sala e devo uccidere qualcun altro. Tanto presto la mia copertura salterà comunque, quindi potrei anche confessare. Allora, perché hai detto una riunione? C'è qualcosa di importante che dovresti sapere. Sì? Beh? Sputerosco? Tu l'ha fatto! Cosa? Io... solo... Perché non fai il bravo impostore e fai fuori?
E probabilmente sarà bene. Glielo dirò domani. Il pallone gonfiato aveva invitato Tongas proprio in questo punto d'incontro, con sua grande confusione. «Voleva parlarmi, signore?» chiese Tongas fermato fino alla stazione. «Ora, Tongas, non è facile per me dirtello, ma i tempi stanno cambiando. Non è molto efficiente mantenere vecchie locomotive rotte come te nel secolo scorso mantenute?» Tongas sembrava sconvolto. «Non ho fatto un buon lavoro, signore?» chiese. Il pallone gonfiato riflette un momento prima di rispondere. «Se una cosa, Tongas, va bene. Dimentica quello che ho detto. Abbiamo preparato una sorpresa speciale per te, essere stato un così splendido lavoratore.» «Davvero? Oh, che una giornata meravigliosa!» Tongas esclamato con gioia. Tongas segue il pallone gonfiato fino a dove era stato preparato la sua speciale sorpresa. «Signore, odio ficcare il naso, ma questa sembra più una massa gigante di tessuto vivente facilmente di che una sorpresa speciale!» Ullo Tongas mentre si ruota l'anteriore per svolato oltre il bordo della fossa di carne. La tua sorpresa è il pensionamento anticipato e il successivo e la sorpresa nella gloriosa massa. «Sarai più felice così, pensi che lo saremo tutti?» Parlo al pallone gonfiato, con calma. Tongas fu spinto fino al bordo e si scendeva. Leo, perché andiamo così veloci? C'è una buona ragione per cui gli altri hanno smesso di venire. Mi stai ascoltando, Leo? Siamo arrivati a destinazione. Ci sto immergendo in questo buco nero, così possiamo diventare un tutt'uno con il cosmo. I nostri corpi mortali ci hanno portato il più lontano possibile.